Arriva a Firenze per la prima tappa del Firma Day, l'appuntamento del Movimento 5 Stelle per raccogliere le firme per essere ammessi alle elezioni politiche. Un tour a tappe forzate, quello di Beppe Grillo, visto il poco tempo a disposizione. La tesi del comico è chiara, la data delle elezioni è stata anticipata appositamente per rendere l'impresa quasi impossibile e tenere le 5 Stelle fuori dal Parlamento, che però senza di loro, scrive sul suo blog, nascerebbe morto, delegittimato, senza opposizione e senza una reale rappresentanza. E allora fra i banchetti di Firenze stuzzica. Così il ministro dell'interno Cancellieri. Non sbagliate nulla, ragazzi. E no, chiaro, stampatello. La Cancellieri è sul chi va là, basta una virgola. Basta un nome messo storto. Non si è mai votato in inverno, aggiunge Grillo. Ci devono dare più tempo. Chi cambia le regole in corsa lo fa perché ha paura. Ma sbaglia, perché il Movimento 5 Stelle è un baluardo di democrazia. Se per cavilli burocratici non riuscirà ad entrare in Parlamento, arriveranno addirittura militanti dell'estrema destra. Arrivano Albe Dorate, arrivano la destra, quelli lì non li vai a dire, vai un po' a dire a Hitler, scusi, il capitolo 5 del paragrafo è errato, caro Hitler. Arrivano, entrano in Parlamento col passo dell'oca. Ma più che di democrazia nel paese, fra i grillini si continua a parlare di democrazia all'interno. Il terremoto si è fatto sentire nella base, dopo parlamentari e dalle regole dubbie, dissidenti dal destino segnato. Ma Grillo va dritto per la sua strada, dice che chi fa politica per tornaconto personale sarà cacciato, come è accaduto a Fabia e Salsi. Ma altro che antidemocratici, aggiunge, noi siamo iperdemocratici, non indicheremo neanche un candidato premier, sceglieremo solo un portavoce. Perché il vero leader, conclude retoricamente il leader, è solo il movimento.